Il botanico francese che attribuì a questa pianta il suo nome botanico non poté far altro che accettare quello che la tradizione popolare già da secoli gli aveva dato, Veronica. A questo aggiunse solo il termine persica per indicare la provenienza di questa piantina, la Persia. Ma già nel Medioevo i suoi fiori erano associati alla Veronica, quella donna che asciugò il volto di Gesù sulla via del Calvario. Alcune macchie e segni sui petali di questo fiore sembrano somigliare a quelle del sacro fazzoletto usato dalla donna. Si tratta di leggende, ma anche i vari, tanti nomi popolari, occhi della Madonna, occhi di Santa Lucia e via discorrendo, sottolineano il carattere mistico di questo timido fiorellino.